bacio a tutti, Erika, non te se vede, manco per sbaglio. Ma perché io? Guardate, io ho fatto la prova e inutile che mi si dica, Erika, ma vai bene lo stesso, a me non mi si vede. Poi questa più sta in alto e più è sbilanciata. Ma io devo farvi delle cose. No, non è più un video onesto questo, è un video disonesto. Sono andata a fare la spesa stamattina e ci sono andata con Michele. Avevo paura di pattinare come la Costner perché piove, che non vi dico, sta piovendo, sta buttando giù pure quello che non c'era. Perché praticamente è stato bello fino a una settimana fa. A Natale stavamo tutti a manica corta, adesso che è il tempo che è, siamo a febbraio, dagli su, fai qualcosa per darci di più. E invece piove, piove tantissimo, sono disperata, non capisco perché faccio ste zone, vedete, di chiaro scuro. Dovrei tenere sempre così scura scura, così sembro anche più magra. Ragazzi, ci vuole un miracolo. Allora, sono andata a fare spesa con Miki all'Eurospin, c'eravamo finiti non tutto, però eravamo praticamente, ci stavamo avvicinando verso la carestia casalinga e quindi abbiamo deciso di rifocillare un attimino un pochino perché sono veramente un disastro. Vi dico subito che ho preso anche le crocchette del gatto. Non so manco se l'ha scaricato. Amore? Ma i croccantini e la sabbia della lettiera è stata trasportata giù? È stata già messa a posto. Allora, pane, a noi piace già quello affettato. Ci piace tantissimo. Amore, amore, mi fai un piacere, mi accendi pure quella luce pulsata, per favore, mo? Cambiato niente. No, più che altro stanno lì. Abbiamo fatto la spesa. Non te se vede. A noi ci piace il pane già affettato. Tanto fa uguale. Se fa scuro uguale. Ci piace il pane affettato perché sono libera anche. Siccome io non so voi, ma quando faccio le fette parto con tutti i buoni propositi e poi c'è uno sdellasso verso il basso e diventano praticamente tutti dei triangoli rettangoli. Non riesco proprio a fare delle fette dritte. Io è un mio perché, non lo so. E quindi cosa faccio? Prendo sempre questi qua già affettati quando comunque ho l'intenzione di mangiare un po' di più il pane, più che altro farlo durare un po' di più, e più che altro perché mi rimane comodo quando faccio i crostini. Quindi questo, e questi qua sono quelli che costano sempre di meno, considerato che questo è 470 grammi. Attenzione, 1,09 euro. Vabbè. Poi invece Miki, che è uomo di sostanza, ha preso pure questo, che però strozza che te si ingorpa. Questo qui 2,10 euro. Ma è 9,9 etti, quindi quasi un chilo, quindi ci sta proprio. Poi non sono soddisfatta io di questa cosa, io già ve lo dico, ma non me ne andava ad andare un'altra volta al, cioè siccome piove ci trovavamo lì, ho detto vabbè, ma a me questo non piace, io lo dico chiaramente, a me non piace perché è conveniente 1,19 euro, una cosa del genere, sono 3 litri di strozza, so parecchi, però a me non mi piace perché è un sapore neutro, non sa di niente, non è che i piatti deve profumare, però anche sulla pelle te lascia qualcosa di miniera e quindi non mi piace questo qui. Però ero rimasta con un Nelson e quindi ho detto vabbè, prendiamo un altro. Vabbè. Poi abbiamo preso sempre questi sacchetti che adesso sono per l'umido, volendo un centesimo. Non si commenta questa cosa, no, e non entro nel merito. Allora, questo bel cavolo, guardate che bello. Io lo lesso e poi lo schiaccio tutto, proprio lo sbrindello. Allora, l'anima, il cacchio non lo prendo, la parte bianca. Ne prendo un po', non tutta, perché rimane sempre più dura. E per far lessare bene quella si spampotta poi il fiore perché è più morbido, quindi io mangio più che altro il fiore, è un pezzettino della base, se no tolgo tutto. Poi lo schiaccio bene, lo ripasso in padella, quindi diventa una purea, e lo ripasso in padella con l'aglio, olio e peperoncino. Dopo sto angolo così vai avanti, raga. Questo pure ci piace, 1,49 euro, mi rendo conto che tanto, ma ci sono tantissime erbette e vario.
Un bustone di questo ci mangia una persona e mezza. Perché comunque dopo queste quando si vanno a lessare si chiudono tutte, però veramente c'è tutto. C'è tutto, ci sono tutte le verdure, ci sono le bete, ci sta il cavolo, la verza, poi ci sta tutte erbette, che ci sta? Ci sta la bieta, l'ho detto. Ci sono tre verdure, quindi abbiamo preso. Poi questo qui, patate, che si chiama kartoffel, queste vengono dalla Germania, non mangio patate, mangio kartoffel. La pubblicità ha fatto la battuta. Queste qui non so quanto costano. Abbiamo preso queste 1,19 euro, 1,09 euro, 1,19 euro, 1,29 euro, non ricordo. 4 rotoli Scottex. Questo 85 centesimi, sono tre etti. Va a First Julian e va matta. Io a me non è che vado matta di sta roba, ma questa è buona davvero. Questo è buono davvero, quindi se vi posso dare un consiglio, tre etti finiscono tutti. Ne ho presi due pacchi, non so dove ho messo il secondo. Comunque, quattro buste di latte, 79 centesimi, ve ne faccio vedere una. Perché sennò. Olio di semi vari, 1 euro e qualcosa, 1,30 euro, cosa del genere. Preso questo qui perché è successo che ieri ho consumato un olio intero, 1 litro di olio per friggere per fare le sfrappe. Avevo trovato una ricetta molto semplice, avevo tutto, quindi va bene, faccio le sfrappe, faccio le sfrappe. Uno schifo, proprio una cosa che non, cioè, non gli si è fatta, non gli si è fatta, ho dovuto buttare tutto. Io già appena le ho messe dentro, ho visto che praticamente si sono dissolte quasi nell'olio di cottura. Ho spento tutto e con l'impasto che mi era rimasto tutto, l'ho riamalgamato tutto e ci ho fatto praticamente un tortino, perché tanto sembrava tipo pasta frolla. Quindi ci ho fatto sto tortino, è venuto buono. E quindi oggi mi sono ricomprata l'olio, perché come si fa? Oh, questo mai preso, mai, quindi non so com'è, però ho visto che è dual power. Assomiglia un po' ai prodotti, cerca di imitare comunque il prodotto, perché io questa scrittura fatta così l'ho già vista e non so in quale marca era. Effetto antigoccia, previene sporco e calcare, eccetera, eccetera, è per la doccia. Io l'ho preso, era in offerta, 1,19 euro mi sembra, è 500 ml, l'ho voluto provare, vi farò sapere poi nei prodotti finiti che faccio con Valentina. Un bacio, vi farò vedere com'è. Poi, quando faccio i crostini, ho imparato a comprare questa che con 1,19 euro è una mozzarella secca, praticamente non perde l'acqua e mi rimane fermo sul crostino, perché se metto la mozzarella, quella lì in pacco, che tra l'altro ho comprato e non so dove sta da qualche parte, sbullenda tutta, molla la mollica, molla il pane, schizza sul forno, fa un casino. Invece questo, così come lo metti, rimane, lo taglio a fette. Mi dura tantissimo perché poi questo qui più a fette, più è sottile, meglio è, se no dopo rimane un tocco del formaggio che non finisce più. Rimane praticamente pizzarella ideale per pizza. Io ci faccio i crostini, ecco, solo questo ci faccio. E quindi ve lo volevo far vedere. Poi farina, questa non deve mancare mai, lo sapete. Magicamente è aumentato di 10 centesimi. Speravano che non me ne accorgessi, me ne sono accorta. Costava 1,49 euro. Questo è galbanino, cioè non è che c'è un vago sapore di galbanino. No, questo è galbanino, però 10 centesimi mi ha tirato il sacco. In offerta le orecchiette, non mi ricordo, una 60, considerato che sono arrivate a 89 centesimi pure queste, l'hanno messa in offerta a 69, mi sembra. E quindi ho preso le orecchiette, ne ho prese due pacchi, che se ci piacciono tantissimo. A Vincenzo gliel'ho detto che le cime di rapa e orecchiette, muah, è il piatto mio, mi piace tanto. Al latte ve l'ho già fatto vedere. Poi ho preso funghi per crostini, ci faccio i crostini buoni questi qua, rimangono piccolini, ma chi se ne frega, sono già cotti, ci piace. Due lenticchie, mi raccomando, sciacquate bene, anche i funghi vanno sciacquati bene, mi raccomando, quell'acqua non è buona. Poi banane, queste 1,99 euro, banane dole, banane medole, questo. Poi melanzana, una bella strozza di melanzana, Eurospin pieno di gente così, gente che pululava, scappava da ogni dove, fuggiva anche dall'uscita, era un macello e non ho visto quanto costano le melanzane. Io ne ho presa una, mi sono infilata a mezzo una signora che
che stava cercando di prendersele tutte e quindi io ho tirato su. E tre zucchine, la stessa cosa, perché a Giulia piacciono sotto al forno anche a noi. Aglio, me l'ero finita, non sono riuscita a vedere il prezzo, che dura tantissimo a me questo qui. Dice, Erika, sei impazzita, questo contiene il diavolo nero! Lo so, però a noi ci piacciono gli hot dog, ho comprato anche il pane e ci faccio la pizza. A me questo ci piace. Poi, vi volevo far vedere questo, sto bustone che abbiamo preso alla cassa, 99 centesimi, ci entro pure io se mi tagliate le gambe. È una cosa proprio enorme sto bustone, sono stata veramente contenta di averlo preso e la gente ha detto la cassiera prende solo questo, ce l'ha consigliato la cassiera di prenderlo, perché noi abbiamo queste qua piccoline, no? E invece la cassiera ci ha consigliato di prendere quello e insomma ci è piaciuto. Due panini questi qua che sono all'olio, 84 centesimi, traietti. Parmesan, 3,40 € in vaschetta. Queste non le ho prese mai. Fettine di grano padano doc, 1,19 €, sono 2 etti, però avrei potuto prendere le mie classiche, però ho voluto provare queste qui perché un po' di ricette c'ho dentro la testa e quindi volevo questa cosa. Lo stesso per formaggino, guardate qui, questo qui, sono pochi, però sono 8 pezzi solamente, superava l'euro, quando invece io prendo che supera l'euro, prendo il pacco doppio, ce ne sono 16, supera l'euro di poco, però ecco, questo qui 1 euro, però voglio provare. Poi, questo grazie ad Erika e a Deborah, ho scoperto questo, come si chiama? Formaggio, gorgonzola e mascarpone, ed è veramente buono, dicono che è buono buono, e l'ho voluto provare, 1,89 €, vi saprò sapere, vi farò sapere, saprò dire se è buono, ma sicuramente sì, perché loro me l'hanno garantito, io credo a loro. Poi questo formaggio 75 centesimi come il Philadelphia, lo spalmo dappertutto tranne che su di me. Ho fatto la battuta! Vabbè, Michele si è girato dall'altra parte. Andiamo oltre, mettiamo tutto tra parentesi. Ciao amore, sta piovendo forte? L'ombrel, mi raccomando l'ombrel. Ok amore. E Niki lava sempre la macchina quando fuori piove. Vabbè. Questo qui 1,09 €, sono questi tipo i polaretti, diciamo, è buono, io non lo prendo sempre questo perché Giulia gliene può gustare uno, poi rimangono, giacciono in frigorifero fino a quasi la scadenza. Però l'altro giorno mi ha fatto richiesta e io l'ho preso, non è che sperando che se li finisca stavolta bisogna andare proprio a patti. Yogurt l'avevo già comprato, questi qui me l'ero finiti, questi 75 centesimi sono tipo fruttolo e gusta, sai quando c'è quel buchetto sullo stomaco che dici come lo colmo? Io personalmente me devo chiudere tutto, me devo cucire tutto. Pasta sfoglia tonda fresca, non ricordo il prezzo, ma queste cose non superano l'euro. Tonnarelli, a noi ci piace. Questo piace tanto a Giulia, le trofie, tantissimo. Ecco quell'altra confezione che non trovavo. Ecco le mozzarelle, queste qua 2,09 € o 1,99 € adesso non ricordo. Mai mettere in fondo, Erika, la pasta se schiaccia tutta. La brisée 49 centesimi in offerta, l'ho preso. Che differenza c'è tra la pasta sfoglia e la brisée? Completamente diversa. La brisée rimane un po' più dura, la pasta sfoglia è tipo il cornetto, se sfoglia tutta in bocca, la brisée rimane più compatta. Che differenza c'è, Erika? Questa cosa vale pure per l'Eurospin? No, su per giù sono gli stessi, se sfoglia uguale questa, però rimane un po' più dura, io ci faccio sia il dolce che il salato, cioè senza vergogna, senza pudore. Questi piacciono a Giulia, i cracker, questi qua al pomodoro grana padano. Ecco i famosi panini per hot dog. Come si chiamano di nome? I taralli, pure questi ci piacciono a noi, i taralli. Sacchetto
spaghetti medio, prendo sempre il medio perché quello grande sembra proprio una cosa grossa, cioè veramente la busta della spesa, il sacchetto grande, prendo sempre il medio, ma mi sono accorto ultimamente che mi fa comodo anche quello piccolo, quindi ho preso anche quello piccolo, che effettivamente è piccolo, c'entra un panino, è proprio piccolo, però ci fa comodo. E per ultima ho preso questo qui, che è il sandwich, quella all'americana, un euro e qualcosa. Queste sono fette veramente grandi, sono molto più grandi di quelle classiche che si usa per fare i toast. Infatti con queste io non li posso mettere dentro la macchinetta, sono troppo grandi. Allora, fatto questo, detto questo, vi voglio bene, metto a posto la spesa, Michele è andato a prendere Giulia, devo far veloce, sennò oggi non si magna, a parte che non ho cucinato niente, perché stamattina faceva quel frescolino guizzo guizzo, ci siamo attardati un po' ad alzarci e adesso invece devo scappare perché non ho preparato niente per pranzo. Yeah, voglio bene, un bacio, ciao, ciao a tutti!